Verso Normanna che era passata per primo in vantaggio e poi è stata raggiunta nel corso della ripresa. Marino ha provato a sorprendere la formazione ospite puntando su un tridente atipico, ma poco dopo il decimo minuto di gioco Pignatte è uscito per infortunio, al suo posto è entrato Mirante e dunque progetto tattico di partenza già abortito. Al 21esimo Guarracino per la Versa Normanna si rende pericoloso in area di rigore, Nicastro esce a valanga e blocca il centravanti avversario. Al 46esimo minuto, dunque nel primo minuto di recupero della prima frazione di gioco, Lebolitana perde palla nell'area di rigore avversaria. La Versa parte con un veloce contropiede che vede protagonisti tre del tridente con Zampaglione che lancia Petaggine, il quale attende il momento giusto per servire Guarracino che entra in area di rigore ed incrocia con il destro, facendo secco Nicastro. Il gol dell'1-0, vantaggio ospite dunque all'intervallo. Ospiti che dopo 5 minuti della ripresa si fanno pericolosi con un'azione condotta sulla destra da Petaggine che va al cross. Guarracino prolunga per Zampaglione che ci prova in allungo, ma la palla termina fuori. Al 13esimo il pareggio dell'Ebolitana, punizione da lunga distanza di Nazzani. La palla supera la barriera e si insacca sorprendendo Gragnaniello. Il gol dell'1-1, il gol che fissa il punteggio sull'1-1 finale, perché nel finale infatti ci saranno tante occasioni, ma non cambierà il punteggio. Al 21esimo mischia nell'area della Versa Normanna in seguito ad un corner, ma il pallone non viene intercettato da nessuno degli avanti della formazione di Marino. Al 23esimo ci prova Lococo con un tiro dalla distanza ben controllato da Gragnaniello. Poi al 27esimo Zampaglione entra in area dal lato corto, prova la conclusione con il destro, Nicastro è attento e blocca. Nel recupero due grosse occasioni per la formazione ospite, la Versa sfiora il gol con Guarracino che solo in area calcia su Nicastro e poi al 49esimo Grieco prova la finezza, ma il suo pallonetto viene respinto sulla linea di porta da un difensore che salva così a quantomeno il pareggio per l'Ebolitana, un punto che non fa sicuramente classifica per la formazione di Marino che fra 7 giorni giocherà di nuovo in casa contro il Perugia.